Niente di meglio di un'uccisione netta con un colpo alla testa. Una freccia nell'occhio e crepano prima di toccare terra. A volte però voglio che soffrano. Pronto, dolce re delle scimmie, ci sei? Sono io, Herc. Ehi, ciao. Volevo chiederti scusa e farti sapere che non intendevo mancarti di rispetto. Gli amici li chiamo zio, amico e bro, a prescindere dai loro vagitali o dalla loro penosità. Wow, déjà voodoo, amico. Ma ci siamo tipo già beccati. Wow, le mie preghiere sono state esaudite. Ho una linea diretta con quel piccolo dio delle scimmie nell'alto dei cieli. Beh, visto che sei un angelo sulla terra al servizio del dio delle scimmie, sai già che devo recuperare il pick-up di mio padre. Cioè, è veramente un dito in culo. Ma se lo recuperiamo, mi lascerà tornare a dormire nel mio letto. E fidati, inizia a fare proprio freddo fuori. Per non parlare delle zecche che mi si infilano sotto lo scroto, che poi mi prendo le malattie e vai a sapere cos'altro. Quindi dai, dammi una mano a recuperare il pick-up di mio padre. Battiamocela prima che il vecchio inizi a sparare. È più incazzoso di una mangusta ultimamente. Questa storia del Senato lo sta stressando di brutto. Non ha la stoffa per quella roba. Sai quanto ha da fare? Così tanto che non hai tempo di cagare. Cazzo, era da tutto il giorno che pregavo. Stavo chiedendo al re delle scimmie, a Gesù Bambino e pure a San Valentino di mandarmi un segno. Oh, mi hanno mandato te. Ti dirò una cosa, recuperare quel pick-up non sarà facile. Se l'hai preso quella stupida setta. E a dire la verità è cominciato tutto quando ho provato a unirmi alla setta. Cioè, mi sembrava un'idea buonissima. Dico, hanno le armi, il cibo e un sacco di pollastre. E diciamocelo, sono le tre cose che mi piacciono di più. Cioè, mi sembrava che fosse un festone continuo, sai? Quindi ho detto, amigos, dove devo firmare? Mi hanno detto, firma pure qui, amico. E poi hanno iniziato a dirmi tutte quelle regole. Niente fornicazione, che vuol dire che non si scopa. Niente alcol, niente sballo, niente feste. No, no, grazie. Oh! Quindi me la sono battuta come un cane bagnato. Peccato che mi sia scordato il pick-up del vecchio. E ora non la finisce più di rompere. E allora recuperiamo il pick-up. Ma non preoccuparti, fidati di me. Ho un piano con 9 semplici passaggi per recuperarlo. Primo, sbronzarsi con un po' di sano succo da party. E l'ho già fatto. Secondo, pregare che arrivi qualcuno a risolvermi il problema. Fatto. Terzo... Oh, cazzo. Non mi ricordo, ma... possiamo improvvisare. Wow, tu sì che sai ascoltare, Boba Fett. Il mio vecchio non mi ascolta mai, per questo mi sento sempre ignorato. Non andiamo molto d'accordo ultimamente. Da quando si è candidato per il Senato mi dà addosso senza pietà per qualunque cosa. Per l'ubriachezza in pubblico, per come uso le armi da fuoco, cose così. Ma quando ci riprenderemo il pick-up dagli Edeniti? Sarà preso benissimo. Mi vorrà così tanto bene che mia madre dovrà iniziare a volermi ancora più bene per poter competere con lui nella gara del bene. E allora lui vedrà quanto mi vuole bene mamma. E allora cercherà di volermi ancora più bene. E allora i compleanni e i Natali saranno fuori di testa. Questo